Panda. I got broads in Atlanta. Just to go be in the family. Credit cards and scams. Hitting the licks in the band. Legacy. Buongiorno amici, per me è stato un ottimo risveglio questa mattina. Mi è arrivata una PEC da parte del Codacons in cui mi si dice: Federico, chiedi assolutamente scusa entro 48 ore, se no ti faremo una super 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 causa. Caro Codacons, quando non avevo un euro in tasca non avevo paura di quelli che mi querelavano. Figurati adesso che ho qualche soldino in più in tasca. In più, in una causa che ho fatto a una persona che mi ha diffamato più volte su internet, il PM ha sostenuto che internet non è un mezzo diffamatorio, si può dire il cazzo che si vuole. Quindi vorrei aggiungere a tutto quello che ho detto in precedenza, caro Codacons, che potete andare a fare in culo. Veramente è grossa, che comunque, pur di essere sulle prime pagine dei giornali, il Codacons, che dovrebbe difendere i consumatori tutte le sante volte, ogni volta che c'è qualcosa di importante in gioco, debba mettere i bastoni tra le ruote alle cose buone, debba creare dei problemi. Mi ricordo con le crisi dei vaccini, tutto quello che hanno fatto. Io veramente non voglio neanche sapere perché stanno facendo hanno preso questa iniziativa. Bisogna fermarli, non è possibile. Why self life? We got London on the track.